Buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei sottolineare come in un contesto descritto bene dal dottor Farina e dai presidenti Confcommercio e FIPE, il dottor Soppani, che ringrazio dell'invito, comporta sicuramente un ripensamento del ruolo e della funzione del ristoratore e del mestiere del ristoratore in generale, partendo dalla nostra identità e dai propri servizi. Oggi siamo chiamati tutti a agire, indipendentemente dal concetto e delle dimensioni della vita. Trovo ottima l'idea del manuale, molto interessante, che se mi posso permettere io chiamerei il manuale di guideline per la ristorazione, giusto così per completare, non per altro. Ho apprezzato molto i due elementi contenuti nel manuale, chiaramente l'approfondimento dovuto al business plan, per sensibilizzare anche la figura del cuoco, e la seconda parte sulla visione olistica verso l'innovazione, sicuramente molto interessante, grandi spunti. Chiaramente sono qui per portare la testimonianza di un grande gruppo, come si diceva, un grande gruppo che da sempre fa catena, che però ha delle similitudini anche con la ristorazione più tradizionale, perché il successo delle aziende che operano nel settore dell'ospitalità, ritengo, richiede lo sviluppo di capacità organizzative e tecniche avanzate, che oramai sono indispensabili. Il gruppo Autogrill, che qui rappresento, è l'esempio vivente da decenni. Chiaramente sono le nostre basi, questo per noi è il pane quotidiano. Anch'io ho subito il fascino dei numeri e della pianificazione, nonostante sia un manager anomalo all'interno dell'azienda, perché chiaramente ho il background della formazione da cuoco, con esperienza nell'hotelleria di lusso e nei ristoranti stellati. È chiaro che qui stiamo parlando di una dimensione, di un'azienda che, come si diceva, fa 4 miliardi di euro sulla ristorazione, escluso i 2 miliardi di travel duty free, a 1200 locali in 24 paesi. Gestiamo 350 brand, che sono concetti, sia di proprietà che in licenza, ed è un'azienda quotata in borsa dal 1997, per cui è chiaro che il business plan per noi è fondamentale. E all'ordine del giorno i driver sono veramente i panini nostri quotidiani. Considerate, giusto per dare un numero un po' più vicino, che facciamo 120 milioni di caffè all'anno. Questo giusto per dare le dimensioni della gestione dell'impresa. Per cui sapere come calcolare questi indici e soprattutto sapere interpretarli, la vera differenza è lasciare agli addetti e per cui a chi ha questo tipo di background leggere i dati che ci vengono dati dai nostri controller è veramente diventato essenziale. Volevo sottolineare che ogni figura professionale è coinvolta nel business plan, non è solo una questione di controller ma è anche una questione e perché non è una questione del direttore, ma sicuramente parlo di ogni componente del team di lavoro che, interpretando il conto economico, può trarre grandissimi vantaggi operativi per far emergere le aree più problematiche della gestione, ma anche sicuramente possibili spazi di miglioramento. È certo che oggi il gruppo, oltre all'aspetto puramente economico, sta riflettendo sul velocissimo cambiamento descritto prima, per cui quanto importante oggi è l'innovazione. Supportati da queste analisi stiamo cercando di declinarlo area per area, per cui in questo momento soffriamo di concetti come serialità e standardizzazione che per decenni hanno rappresentato la misura della modernità. Oggi appaiono sicuramente meno efficaci. In un contesto dove recuperare e dove recupera tutti i giorni terreno la naturalità e la dimensione domestica, considerate che oggi facciamo 120 milioni di caffè, ma ne facciamo 900 ogni giorno in un locale, un nuovo laboratorio, stazione centrale, fatti con la cucuma alla napoletana, per cui stiamo cercando di vendere non solo un servizio ma un'esperienza di ristorazione, come si diceva prima, con i nuovi sistemi di ristorazione. Per cui oggi il singolo consumatore non ha una precisa percezione della qualità dei servizi e dei prodotti offerti, perché è sempre più informato, sicuramente esigente, non subisce più passivamente tutte le proposte del mercato.
e ama diventare protagonista, per cui quotidianamente emergono delle tendenze che hanno segnato il superamento del modello, sia per ragioni antropologiche, ma sicuramente anche per il mercato. Stiamo collaborando, facendo dei focus group per iniettare sicuramente anche a livello qualitativo con chef esterni all'azienda, all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Stiamo cercando di definire questo nuovo, in maniera concreta, sistema di ristorazione, declinato nei vari modelli. Quello di cui parlavo prima, questa nuova visione olistica, cioè l'insieme della ristorazione e l'offerta, si diceva la modalità di servizio, la preparazione, i prodotti, i produttori, la sostenibilità vera, è cercare in tutti i modi di far vivere un'esperienza al cliente. Per cui oggi in questo esempio, vi dicevo, l'abbiamo scaricato a terra tramite il bistro di Milano Centrale, in Villoresi, che è un multi-concept, per cui sono tutti nuovi laboratori del nuovo orizzonte di Autogrill, che si sposano con la charter sul modello dell'innovazione descritta dal dottor Farina, sicuramente. Per cui è stato interessante, abbiamo discusso, dando un ulteriore contributo, spero, alla presentazione del testo. Forse quello che non siamo ancora riusciti a fare è di legare la nostra capacità di far sistema con le punte di qualità, capacità, competenza sicuramente che abbiamo, nell'ottica dell'efficiente gioco di squadra che lei menzionava all'inizio. Non è un'osservazione chiusa a nessuno, è solo una riflessione che vale per tutti, per cui mi auguro che sicuramente ogni migliore fortuna a FIPE a continuare quel lavoro prezioso che sta facendo per far crescere questo nostro settore, che sicuramente ha tante eccellenze, tante competenze, tante intelligenze, ma che qualche volta ha bisogno di una migliore, maggiore organizzazione perché il meglio di quello che sappiamo produrre venga a loro. Grazie a te, dottor Giudici di Autogrill, che ha fatto anche lui un qualificato intervento. Allora, prima di le mie conclusioni, uno spazio innanzitutto per Fabio Fulvio, che è alla mia sinistra, che è il Project Manager delle collana Le Bussole promosso da Concommercio. Qui chiedo brevemente se può anticipare quelle che sono le fasi di sviluppo che riguardano magari anche le altre categorie, visto che in sala oltre che a soggetti o a qualificati imprenditori o rappresentanti di categoria del mondo del pubblico esercizio, ci sono anche rappresentanti del nostro asse territoriale. Sì, grazie Presidente. Beh, intanto volevo dire che per scrivere questa guida come sta ci abbiamo messo un anno. L'abbiamo progettata a settembre dell'anno scorso e abbiamo finito adesso. E nonostante siano ormai, sono quasi 300 pagine di guida, sì, sono 300 pagine di guida, piene di concetti, un anno di lavoro, dopo aver sentito parlare loro quattro, e chissà quanti ne vorrei sentire ancora, io vorrei farne un'altra sulla ristorazione ancora, cioè c'è tanta roba da dire ancora che è incredibile. Quindi diciamo che è sempre un lavoro in piedi. Le prossime a cui abbiamo pensato, perché sono di fatto sono parte di tutto il progetto, cioè sostanzialmente il progetto è quello che abbiamo visto oggi con il Presidente, con lei, dare informazioni sul core business ai nostri associati, dare informazioni che siano direttamente collegate a come fargli fare meglio il loro lavoro, come fargli fare più soldi, come dargli delle indicazioni importanti, diciamo, andare a lavorare proprio su quello che è il core business. La prossima che presentiamo il 3 ottobre a Milano è fatta con FIDA, di cui ci sono tutti gli autorevoli rappresentanti in sala, ed è sul dettaglio alimentare, quindi è sul negozio alimentare, e ci sono tantissime. Il negozio alimentare uno pensa, come magari si pensava alla ristorazione, ripeto, prima di sentire questi signori, che è un'impresa tradizionale, ma se uno pensa al negozio alimentare, pensa al negozio della mamma e papà, nonno e nonna. Beh, c'è tantissimo da vedere, tantissime cose da cambiare, tantissime cose innovative nel negozio alimentare, come ci sono nella ristorazione. Quindi appunto oggi, non mi ricordo se lei o il Presidente Sangalli diceva, tanto tradizionali non sono, ecco, sono negozi o attività apparentemente classificate come tradizionali, ma in realtà, l'ho visto oggi, con la tradizione si può innovare in maniera incredibile. Quindi sicuramente la prossima è quella della FIDE, presentata il 3 ottobre a Milano.
Poi pensiamo a delle monografie, che sono una importantissima per quanto riguarda i nostri associati, ed è come combattere con clienti come Amazon, con concorrenti come Amazon, ovvero come fare un negozio e gestirlo e sopravvivere, magari farci anche dei soldi, in un momento dove esistono concorrenti come Amazon, dove la gente compra online e dove, come mi diceva una nostra associata, che ha gli occhiali, dice: io li vedo entrare nel negozio, entrano, provano l'occhiale, poi guardano il codice, poi lo restituiscono e mi dicono: torno. E lei dice: io lo so che vanno a farlo su internet, e però che faccio? Gli vieto di entrare, gli vieto di provarlo? Non è quella la strada, però datemi un aiuto, cosa posso fare? Quello sicuramente è un filone importante, cioè come gestire un negozio quando esistono cose incredibili come gli smartphone. Io faccio una fotografia a un prodotto e questo prodotto poi lo spedisco ad Amazon, e ad Amazon ci sono dei signori, delle persone fisiche che dietro i computer guardano questa foto e mi propongono la migliore offerta di una foto di un prodotto analogo. Se lo trovano identico, bene. Se no mi dicono: tu hai cercato una taglia rossa in plastica fatta così, se la trovo su Amazon a questo prezzo, sicuramente mi volevo il negozio. Magari. Oppure peggio ancora, la trovi nel negozio accanto, a 300 metri da qui, a questo prezzo. Questo chiaramente è incredibile per i consumatori, ma è terrificante per un venditore. Ecco, riuscire a gestire questo è sicuramente importante. Altre guide che stiamo pensando sono con altre importanti federazioni del nostro sistema, che sono evidentemente Abbigliamento Calzature, tra l'altro 120.000 negozi in Italia, alberghi, un altro filone importante. Una che mi piacerebbe tanto fare, perché è un settore divertentissimo, è il commercio ambulante, che so che a tutti piacerebbe anche a te. Commercio ambulante, perché la nostra federazione è TIVA, venditori ambulanti. Il commercio ambulante, anche lì, sembrerebbe la cosa più tradizionale che esista. In realtà anche loro stanno facendo dei cambiamenti incredibili, basta andarli a vedere, così come tanti negozi. Quindi diciamo, fra monografie e settori, diciamo, tradizionali, cosiddetti tradizionali, non commercio, stiamo pensando, credo che riusciremo a gestire uno o due guide l'anno, tre guide l'anno al massimo. Un'altra che stiamo lanciando è con Philips, per esempio, sull'illuminazione del punto vendita. Non tanto perché illuminare meglio nel punto vendita è più bello, sicuramente più bello, non tanto perché le nuove tecnologie di LED mi permettono di risparmiare quando illumino, e sicuramente c'è un elemento di risparmio, ma la cosa importante è che se illumino meglio il punto vendita, il camerino, la zona cassa, la merce, vendo di più. Questo è veramente quello che fa la differenza, e questo è quello che vorremmo, diciamo, spiegare meglio ai nostri associati. Grazie. Non taccarmi sul fuoco, visto che siamo in tema, buon lavoro a Coopcommercio e auguri alla FIDE. Conosciamo bene il mondo dei negozi, che hanno molte similitudini, soprattutto dal punto di vista dei sacrifici, dalla passione che richiedono le vostre attività, vi seguiremo. E il Palinsesto prevede eventualmente la presentazione di qualche domanda, abbiamo anche problemi di tempo, abbiamo un consiglio direttivo convocato per poco, ma vista l'opportunità e l'occasione di avere le pic dei capolavori del nostro nuovo mercato e del nostro settore, se qualcuno avesse delle domande da presentare, siamo a disposizione. Va bene. Siamo stati probabilmente esaustivi, abbiamo avuto molti spunti interessanti che lasciamo evidentemente alla vostra riflessione. Come Presidente di categoria devo dire che sono onorato e orgoglioso, e sottolineo questi due aggettivi, di rappresentare questa categoria, e quando uso questi termini non lo dicono solo per le soddisfazioni, inoltre che le preoccupazioni che rappresentare la categoria e svolgere attività sindacali offre in termini di soddisfazioni che derivano dalla visibilità che si ha, dai risultati, dalle relazioni e da tante altre cose, ma anche per la qualità diffusa molti nostri operatori. Abbiamo purtroppo un'immagine da migliorare, fatta purtroppo di molti pregiudizi, forse anche in parte meritati e giustificati, sintetizzati in concetti di una categoria piena di evasori, di gestori sporchi, gestori disonesti, e faccio riferimento per esempio in casi estivi di prezzi, di eccessi di prezzi, ma di tante altre negatività. Su però, e lo sottolineo molto, soprattutto eccellenza, oggi abbiamo presentato con il manuale quattro capolavori imprenditoriali che sono solo la punta di un iceberg, di una categoria fatta soprattutto di persone, di imprese per bene, di persone oneste, di persone capaci,
di persone intelligenti, come ha detto il giudice, che sanno confrontarsi, tenere la scena con autorevolezza, con competenza, con personalità, anche con buona dialettica. Persone e imprese che danno lavoro, che pagano le tasse, che danno servizio, che favoriscono la promozione del nostro paese in giro per il mondo, che meritano innanzitutto rispetto e che abbiamo il dovere, come rappresentanti di categoria, di rappresentare con serietà, passione e qualità anche nell'impegno sindacale. È un impegno mio e della federazione che rinnoviamo, cercando anche di far meglio quel gioco di squadra, qui qualcuno ha fatto riferimento che deve essere evidentemente una forza di questa federazione. Per cui ringrazio, subito dopo c'è un consiglio direttivo che è impegnativo, Andrea Bertone sul intervento ha toccato gli aspetti evidentemente collegati ai costi del lavoro, abbiamo le trattative del rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro con moltissime criticità da gestire, soprattutto per ridare efficienza e produttività al settore, per cui siamo ben coordinati e attenti sul tema. Allora, chiudendo, non può mancare il ringraziamento, l'abbiamo fatto evidentemente agli esterni, a Commercio, a tutti, non poteva mancare il ringraziamento alla FIPE e soprattutto a chi in FIPE lavora, che non è il presidente, ma la direzione esecutiva coordinata da Marcello Fiore del Prae, su questo argomento ci sono messo passione, competenza e serietà, e che sono stato contento anche per loro che abbiamo fatto una bella occasione associativa. Per cui grazie e alla prossima occasione.